Buongiorno. Recentemente gli stessi artefici della intelligenza artificiale hanno messo in guardia sull'uso indiscriminato e sui rischi che quest'uso comporta per l'umanità intera. Cioè, il primo rischio è che sfugga al controllo. Se, per ipotesi, per ora remota, l'intelligenza artificiale raggiungesse una propria autonomia, è chiaro che sfuggirebbe al controllo umano. Con conseguenze, siccome tutti i sistemi di comunicazione, finanziaria, eccetera, sono automatici, sono elettronici, sono tecnologici attraverso computer, ecco che l'intelligenza artificiale potrebbe in ipotesi prendere possesso del sistema e controllarlo. Non è necessaria una presenza fisica. Ecco, e qui ritorniamo a un tema che io ho trattato molte volte sulla realtà virtuale. Qual è la necessità della realtà virtuale? Perché il cinema abbonda ormai di artifici della cosiddetta realtà virtuale? In pratica gli attori hanno quasi una parte marginale in moltissimi film d'azione, perché tutto avviene attraverso meccanismi di produzione tecnologica che fanno vedere una realtà che non esiste, portando all'estremo l'uso della comunicazione per inganno. Inganno fin quando l'inganno avviene a fini di spettacolo può essere accettabile, ma ormai sappiamo che non è così, ormai sappiamo che anche la politica, il potere, usa delle forme di comunicazione decettive che traggono in inganno la massa di persone. Noi lo vediamo in modo abbastanza evidente nella guerra ucraina, che è una guerra a base di comunicazione, a base di menzogne, a base di creazioni, a base di spettacoli messi insieme per influenzare la popolazione mondiale. E il dramma è che purtroppo questi meccanismi complessi, decettivi, funzionano e portano a un risultato. Portano a un risultato perché? Perché c'è una, temo, una maleducazione logica. Cioè noi abbiamo perso l'abitudine, a partire dal fatto, per esempio, quella che io metto sempre in discussione, l'intuizione dell'artista, che non significa nulla, ma viene usata per spiegare dei fatti che altrimenti non sarebbero spiegabili. Quindi l'idea, secondo me, assolutamente errata, che la poesia faccia meno della logica, che la poesia sia un qualcosa di assolutamente libero, e invece non è così, perché la poesia seria risponde a regole, la metrica, poi c'è la licenza poetica, una tantum, ma risponde a una logica, risponde a un sistema culturale in base al quale la poesia viene realizzata. Viene realizzata in modo che sia comprensibile, perché la comprensibilità
è l'unico, l'unica forma di comunicazione tra l'autore e il percettore, tra l'autore e l'osservatore. Ora, per esempio noi, io ritorno spessissimo sul discorso dell'arte contemporanea, che invece ha perso questo filo. Cioè i meccanismi di comunicazione sono assolutamente troncati. La maggior parte delle persone che visitano mostre di arte contemporanea fingono di capire il significato delle opere. In realtà non c'è nulla da capire perché non c'è significato. Non c'è un significato perché non c'è una logica. Ora, la logica non è una legge ferrea che costringe alla freddezza del dato, la freddezza. No. La logica è semplicemente la forma di riordino delle cose, perché le cose abbiano un significato, abbiano un senso. In una situazione di disordine, ecco che le cose perdono di significato, perdono di senso, perché non, si è persa, per così dire, il filo d'Arianna per ricostruire la cosa. E quindi il fatto che noi, dopo aver passato gli anni di celebrazione della libertà fino a se stessa, eccetera, eccetera, alla fine ci troviamo in una situazione di tecnologia che sfugge in pratica al nostro controllo. A cominciare dal fatto che gli strumenti che noi usiamo non li conosciamo. Sappiamo farne a vari livelli un uso, però non ne conosciamo il meccanismo, non conosciamo l'insieme del sistema. Semplicemente ne utilizziamo la parte a livelli diversi che in qualche modo ci serve. E la consideriamo un vantaggio, in effetti lo è, ma sempre col rischio che la distanza tra noi e la natura, tra noi e le cose tra virgolette normali, si ampli sempre di più. E cosa che sta avvenendo nello spettacolo, sta avvenendo nella politica. Tutti noi sappiamo che assistiamo a un'informazione che dice una quantità di cose inesatte, ecco, per essere usare un eufemismo. Sappiamo ormai questo pregiudizio verso la politica è una sorta di pregiudizio verso la comprensione della verità da parte dei politici, che non comunicano sempre e soltanto per il fine di convincimento. Cioè, la verità è estranea al potere, forse da sempre, ma oggi la cosa è più grave per via della massa di comunicazione. La massa di comunicazione è anche, per esempio, le previsioni. Diceva un noto economista inglese che le previsioni economiche rivalutano le cartomanti, perché sono sicuramente approssimative e quasi sempre errate. Quindi se l'economia, che è una delle spine dorsali della nostra civiltà, purtroppo, è affidata ad improvvisazione, figuriamoci il resto, figuriamoci la politica. Quale tipo di controllo può avere la persona, il telespettatore normale che si ascolta le notizie che gli vengono date? Esattamente nessuna. Non ha nessun tipo di controllo. Una volta si diceva si mettono a confronto diversi strumenti di comunicazione. Oggi non è più così. Se voi ci fate caso, potete saltare da un telegiornale all'altro, da un giornale all'altro, il filo conduttore è sempre lo stesso, con un'unica distinzione.
coloro i quali affiancano in tutto e per tutto il potere, coloro i quali lo contrastano. Queste sono le due divisioni pregiudiziali, quindi non motivate profondamente. Quindi da una parte e dall'altra le menzogne servono per difendere una posizione, non c'è chi abbia come obiettivo di mira la verità. La verità non esiste proprio in questa nostra società. Dobbiamo prenderne atto, possibilmente senza disperazione, però è un dato di fatto. Quindi l'arte si adegua esattamente a questo meccanismo. L'arte non risponde più a criteri culturali, l'ho detto e ripetuto infinite volte, non ha più un filo di comunicazione con chi osserva, non ha più soprattutto una funzione didattica nel senso più alto della parola, cioè guidare, illustrare, dare anche serenità. No, ormai l'arte ha semplicemente, partendo dalla provocazione, che ormai non è neanche più efficace, ha semplicemente di mira al mercato. Cioè l'artista pensa al mercato, pensa alle tendenze, pensa a quello che è la prevalenza del mercato, quello che è la preferenza del mercato. E questo è triste dirlo, ma è così. Se noi entrate in una galleria, guardate un'opera, il gallerista non vi dice quest'opera, questo significato, perché è la storia, no, vi dice quest'opera è stata quotata all'asta X migliaia di euro. Questo artista è stato presente nella mostra di, quindi tutti supporti per la valorizzazione dell'artista e di riflesso dell'opera, che non hanno nulla a che vedere però con la sostanza dell'opera, col significato. Perché quando malauguratamente il gallerista tenta di spiegare il significato dell'opera o anche l'artista, si creano dei vuoti concettuali enormi. Cioè il concetto dovrebbe servire per chiarire, per illustrare, per illuminare il significato delle cose. E quindi anche il concetto in un contesto di mancanza di verità diventa decettivo, perché non ha più questa funzione. Al massimo è un'astrazione, invece di essere un dato certo, chiaro, diventa un'astrazione, diventa un qualcosa. Prendiamo per esempio le famose opere, le coperture di Cristo. Quale senso hanno queste cose? Quale concettualità hanno? Cosa rappresenta? Ecco, su questo si possono fare discorsi infiniti, ma non si approderà mai a un vero significato. Non si approderà mai a un vero significato. Le teorizzazioni immaginifiche che possono essere adottate per spiegare questi procedimenti, a volte grandiosi, coprire certi edifici enormi, addirittura le montagne, sono cose molto impegnative da un punto di vista lavorativo, ma il significato invece è molto meno importante, molto meno chiaro. Ecco, questo è il discorso. Perché? Perché noi ci siamo convinti che la logica sia una sorta di nesso costrittivo, sia un qualcosa di freddo, di lontano da noi, e quindi l'abbiamo in pratica abolita. In questo incide molto anche la dominanza femminile di questa nostra epoca. Quindi lo spazio per l'emotività, è stato scritto un libro al riguardo che ho citato in altre occasioni. Quindi l'emotività è esattamente l'opposto della logica, è abbandonarsi a quell'attimo, a quel momento di commozione, di travolgimento, senza avere la capacità e la possibilità di capire il perché.
Infatti, noi vediamo, sentiamo degli spettacoli che sono francamente, non saprei definirli. Per esempio, ci sono persone che piangono, si disperano per la morte di un cantante, che non hanno mai visto se non in televisione, non sanno nulla di quel cantante. Forse è meglio così, perché le vite di questi soggetti sappiamo che sono a dir poco problematiche. Piangono a ciò che vedono alle volte gli spettacoli, cose di questo genere. C'è questa emotività assoluta a scapito della comprensibilità, perché mentre l'emotività, per citare Kierkegaard, ti annulla nel presente, ti annulla nell'attimo e ti impedisce quindi di capire le tue stesse emozioni e non capire perché agisci in un certo modo, comunque la si veda, non è positivo a mio parere. Che uno dovrebbe sempre sapere il perché, sapere perché prova un determinato sentimento, sapere perché apprezza una certa opera d'arte. Ecco, questo è quanto. Non ci si può abbandonare per ritornare al cinema e alla realtà virtuale che viene usata. Lì ci si abbandona, non c'è recitazione, non c'è narrazione di un certo impegno, ci si abbandona del tutto al divertimento, il che in qualche caso va benissimo, non dico che ci si debba sempre impegnare a capire, però se, come accadeva fino a una cinquantina d'anni fa, forse meno, al divertimento si aggiunge anche la conoscenza, si aggiunge anche un briciolo di cultura, forse non è male, ma oggi non è più così. Si parla tanto di cultura, ma in realtà la cultura vera la si trascura, la si ignora, perché c'è proprio il trend, il mainstream corrente che considera la cultura un po' come la logica, se vogliamo, qualcosa di pesante, qualcosa di estraneo alla nostra vita. Nulla è più falso, però questo è l'andazzo. Si è cominciato a abolire la nozione, adesso ci si accorge che abolendo la nozione abbiamo anche abolito l'uso della memoria, quindi non c'è più memoria. Ormai serve i motori di ricerca, uno va su un motore di ricerca, chiede quello che vuol sapere e ha risolto il problema. E quindi è già una menomazione che noi subiamo. E quindi si ritorna all'intelligenza artificiale, rinunciando sempre di più agli strumenti che il corpo, che la natura mette a nostra disposizione, e affidandoci a strumenti esterni, alla tecnologia, ecco che diventiamo sempre meno umani, sempre meno naturali, ecco, per usare una parola. Ecco, gradatamente ci trasformiamo. Poi naturalmente c'è anche l'aspetto bionico delle protesi, eccetera, ma quello può essere ascritto a uno stato di necessità, può essere anche una cosa positiva entro certi limiti. Non è positiva l'eccesso di reattività al male, che ci fa subito ricorrere a pastiglie, a cose, non abbiamo più la capacità di sopportare nulla. Se fa caldo, disperazione, se fa freddo, disperazione. E naturalmente i mezzi di informazione alimentano questo allarmismo, questa emotività, questo approccio emotivo alle cose. Ecco, e quindi veniamo suggestionati, non informati. Questo avviene purtroppo in ogni ambito, inclusa la scuola, dove non ci sono approfondimenti. C'è un certo galleggiamento che cerca di evitare il più possibile l'impegno allo studio,
L'impegno allo studio è un qualcosa che viene rifiutato nella maggior parte dei casi. Ecco, quindi per ritornare da dove siamo partiti, abbandonandoci agli strumenti tecnologici, intelligenza artificiale, realtà virtuale, eccetera, eccetera, prima o poi ci accorgeremmo di aver dimezzato la nostra capacità umana. Prima o poi ci accorgeremo che l'arte non è più l'arte fatta dall'uomo, ma fatta dalla tecnica, senza bisogno dell'intervento umano. Adesso per ora ci siamo limitati a escludere l'intervento manuale, ma probabilmente abbastanza rapidamente arriveremo del tutto alla non necessità della presenza umana. Quindi sarà tutto automatico. Faremo in parte già così, in parte è già così, ma per ora c'è ancora qualche sparuto artista che tenta di fare qualcosa di umano, di personale. Mi fermo qui. Buongiorno.